Come voi sapete, o mi invitano o scrivo una lettera, che vuol dire, in questo momento la visibilità è importantissima. In questo momento, in questo periodo storico, la visibilità in televisione, in internet e sui social network fa moltissimo per aiutare il consenso, perché un politico può dire io non li utilizzo e comunque gli altri invece lo utilizzano. Chi non utilizza questi sistemi di diffusione è assolutamente penalizzato. Quindi più si viene ospitati, più si viene intervistati, più si va a scontrarsi in televisione, in internet, più articoli di giornale, più visibilità e alla fine più voti. Quindi Matteo Renzi, che dice, ma non mi hanno invitato, vorrei parlare di alcune cose, scrivo al direttore del Corriere della Sera. E quindi invia una lettera con le sue considerazioni in modo che vengano poi pubblicate e così è stato. Vediamo di vedere, di leggere quello che scrive Matteo Renzi e di commentare le sue proposte, le sue opinioni, le sue idee. Dice, caro direttore, diminuire le tasse sul lavoro è la priorità. Le priorità ribadita a parole da tutti i leader politici e da tutti i commentatori economici. Tutti possono promettersi di dire che va abbassato il cuneo fiscale, ma pochi pochissimi possono dire di averlo fatto davvero, perché con le parole sono bravi tutti, ma quando si tratta di passare ai fatti le cose cambiano. Il governo che ho avuto l'onore di presiedere costituisce una felice eccezione. Nel triennio 2015-2017, figlio delle nostre leggi di bilancio 2014-2016, la riduzione del cuneo è stata di oltre 22 miliardi di euro all'anno, comprensiva dell'operazione 80 euro, dell'IRAP, costo del lavoro e della decontribuzione prevista dal Jobs Act. 22 miliardi non sono spiccioli. Cominciamo a vedere cosa dice fino qua. Realmente dobbiamo, essere onesti e dire che il suo governo ha abbassato le tasse per 22 miliardi di euro. Attenzione, la riforma di Salvini, quella del flat tax, la tassa piatta, comporta un esborso o meno entrate per il governo per 15 miliardi, per portare una tassa piatta al 15% per tutti. Lui, Renzi, addirittura ne aveva spesi, cioè di minori entrate, restituiti agli italiani, chiamatelo come volete, 22 miliardi di euro. Quindi voi capite che per ridurre sostanzialmente le tasse bisogna spendere più o meno tra i 15 e i 25 miliardi di euro, i vecchi 50 mila miliardi di lire. Quindi la proposta del Visconti attuale è di utilizzare 2 miliardi per il taglio delle tasse, 2 miliardi su 22 di Renzi, 2 miliardi su 15 la proposta di Salvini. Vuol dire che stiamo parlando di 7, 10, 12 volte meno di quello che fece Renzi e di quello che vorrebbe fare Salvini. Quindi da questo si può capire che il Visconte fa una riduzione delle tasse di facciata per far vedere che lui ha mantenuto la promessa. Fatto sul foglio, crocetta, fatto. Ovviamente perché non fa di più? Perché il debito pubblico italiano continua a crescere anno dopo anno, perché per coprire i debiti dell'anno precedente bisogna fare altri debiti. L'anno successivo i debiti sui debiti dei debiti dei debiti, da qui tornando indietro di decenni, quando il nostro debito era al 60% del PIL, cioè vuol dire come in una famiglia. Entra 1000 euro, se ne spendevano 600 di debiti. Ancora ancora si può sopravvivere. Adesso nella stessa famiglia entrano 1000 euro, se ne spendono 1400. Il paese è praticamente in fallimento. Quindi in questo momento già è tanto che fanno un taglio del cuneo fiscale, un abbassamento delle tasse per 2 miliardi. Ma secondo me i soldi non ci sono, perché loro hanno messo delle cose di fantasia. Recupero evasione fiscale 7 miliardi o 7 e mezzo. Abbassamento dello spread, se lo spread rimane così, in 3 anni sono 18 miliardi. Sono
Sono ipotesi. Però andiamo avanti con quello che diceva Renzi e continua. Non è un caso se le recenti revisioni dell'Istat dimostrano come questo triennio sia quello con i risultati più positivi per la nostra economia dall'avvento della zona euro. Se abbassi davvero le tasse agli imprenditori, questi assumono. Non c'è dubbio, se abbassi le tasse, assumono, o se abbassi le tasse, guadagnano di più. Sono due le cose. O fanno tutte e due. Se metti davvero soldi in tasca al ceto medio-basso, questo spende. Certo, il ceto medio-basso che non ha i soldi per cambiarsi le scarpe, deve andare in ufficio con le scarpe rotte, se gli arrivano dei soldi in più, ha delle priorità. Mangiare le scarpe per andare al lavoro, perché senza le scarpe come fai? Non so, c'hai la camicia bucata, devi comprarne una nuova, quindi in qualche modo, se hai un ritorno economico da un taglio delle tasse, i soldi li spendi. Poi Renzi dice che il triennio 2015-2017 dimostra che sì, si può fare, ma non è pensabile che per diminuire il cuneo si voglia aumentare l'IVA. Aumentare l'IVA per 7 miliardi in cambio di una riduzione del cuneo fiscale per 2,5 miliardi di euro non è un affare, è un autogol. Aggiungiamo noi, è una truffa agli italiani. Ebbene, hanno fatto i nostri rappresentanti a opporsi con tutte le loro forze. Allora, il governo con i giornali compiacenti, titolone, si abbassano le tasse, bonus di 1.500 euro per i lavoratori dipendenti fino a 26.000 euro lordi, e poi sotto c'era scritto rimodulazione delle aliquote. Quindi da una parte si aumentava la tassazione, più 5 miliardi di euro per lo Stato, con quei 5, 2 miliardi e mezzo si abbassavano di un pochino le tasse. Capite la truffa che cercavano di far passare come una grande manovra per gli italiani? E no, per fortuna sia Di Maio che Renzi si sono messi di traverso e hanno detto no, se voi PD e Gualtieri, ministro PD dell'economia, volete alzare le tasse, il governo finisce qui. E subito hanno cancellato l'aumento delle tasse, perché ricordatevi, prima sono le poltrone. E poi Renzi continua: la prima battaglia di Italia Viva è stata contro l'aumento dell'IVA ed è stata una battaglia vinta grazie all'ottimo lavoro di Teresa Bellanova e Luigi Marattin e al supporto di molte associazioni di categoria. Aumentare l'IVA oggi sarebbe stata una follia, sia sul piano politico, regalando un immeritato assist al senatore Salvini, sia sul piano economico, colpendo i consumi. L'esperienza del governo, guidato dall'onorevole Letta, ricorda a tutti noi come aumentare l'IVA in un momento di stagnazione economica indebolisca profondamente i consumi. D'accordissimo, aggiungo io. Era l'ottobre del 2013 quando l'esecutivo decise l'ultimo aumento. E per mesi l'Italia ne ha pagato le conseguenze. Diverso è un ragionamento sul breve medio periodo, che Italia Viva propone a tutti gli alleati di governo e proporrà con maggiore chiarezza alla prossima Leopolda di metà ottobre. Noi vogliamo ritornare a crescere dopo la devastante fase negativa del governo populista. E qui non sono d'accordo, non c'è nessuna fase negativa e devastante del governo populista. Non c'è, questo è un falso. E per farlo pensiamo che la vera priorità sia bloccare il pacchetto da 36 miliardi di euro di investimenti pubblici tenuto fermo dai lacci della burocrazia e dell'inconcludenza politica. Ma vogliamo e dobbiamo incidere anche sul piano della spesa, individuando due grandi priorità sulla quale lavorare. Quindi sbloccare i 36 miliardi per investimenti pubblici è fondamentale per la crescita del paese, perché è una legge di un economista Keynes, diventata famosa e utilizzata in tutto il mondo. Se un paese è in crisi, deve paradossalmente investire, spendere soldi, perché spendendo soldi in opere pubbliche, prima di tutto poi c'è l'opera pubblica, primo. Secondo, si dà lavoro a delle aziende, queste aziende devono assumere dipendenti che poi hanno uno stipendio, con lo stipendio non sono più disoccupati, vanno a comprare e a spendere nei negozi, i negozi non falliscono, eccetera, eccetera. Cioè la spesa pubblica aumenta, cioè fa girare l'economia. Questa non è una mia opinione, ma è un qualcosa di accertato ed è per questo che sia la Lega che 5 Stelle che
che Renzi spingono sullo sblocco dei 36 miliardi per le opere pubbliche, perché sono tutti soldi che si immettono nell'economia. Poi continua Renzi dicendo la prima è la spesa per beni e servizi. Stupisce che non ne parli nessuno. Nel triennio del nostro governo lo stanziamento per beni e servizi si è attestato tra i 134 e i 136 miliardi di euro. Nei 3 anni successivi la voce di spesa per beni e servizi schizza rispettivamente 140, 146, 150 miliardi di euro. L'aumento della spesa per beni e servizi da quando noi abbiamo lasciato Palazzo Chigi è ingiustificabile anche alla luce dell'ottimo lavoro fatto dall'onorevole Gutgeld, perché nessuno si domanda come mai la spesa per beni e servizi sia cresciuta di quasi un punto percentuale di PIL. Se tornassimo a spendere per beni e servizi quello che spendevamo con il nostro governo, avremmo magicamente servita sul piatto una cifra per il cuneo fiscale degna di questo nome, non gli spiccioli proposti quest'anno. Certamente se le spese e i servizi dello Stato, perché voi sapete che le spese centrali dello Stato sono aumentate di 50 miliardi, 50 miliardi, se si riuscisse a ridurre queste spese centrali, bisognerebbe capire da che cosa sono dovute queste spese centrali. Altro che una manovra, con 50 miliardi, solo tornando indietro, se ne potrebbero fare tre manovre, tre flat tax, più rimarrebbero i soldi per fare un altro reddito di cittadinanza. E Renzi continua. La seconda riguarda gli interessi sul debito. Dopo la tempesta salviniana, l'Italia ha bisogno di quiete, di una pax romana che mette in sicurezza un paese oberato da un debito mostruoso. Oggi gli interessi sul debito sono bassi, molto bassi, ma nel resto d'Europa sono addirittura negativi, il che costituisce una ghiotta occasione. Va rimodulato il debito, non le aliquote IVA. E rimodulare il nostro debito significa cogliere l'occasione dei tassi bassi per allungare le scadenze, spendendo meno e mettendo in sicurezza il paese per un piano, per un paio di decenni. È un'occasione che capita adesso, che non ricapiterà a lungo. Conoscendo l'intelligenza e la sensibilità del ministro Gualtieri, sono certo che saprà cogliere al volo questa occasione, non solo per risparmiare ogni anno almeno mezzo punto di PIL, ma anche per dare tranquillità a tutte le istituzioni del paese. Italia Viva propone soluzioni serie, non pasticci o giochi delle tre carte, perché, caro direttore, questi temi non vanno di moda e tutti giocano a chi la spara più grossa. Ma la vera rivoluzione è spendere meno in beni e servizi e rimodulare il debito e abbassare davvero le tasse. Noi che lo abbiamo fatto in passato siamo pronti a dare il nostro contributo, senza ansia di visibilità, ma pronti al confronto con tutti in sede accademica, mediatica, culturale e soprattutto in sede politica, perché per sconfiggere il populismo ci vuole la politica, non gli slogan e i giochi delle tre carte. Allora, lui parla di sconfiggere il populismo, ma lui sta governando con quelli che vengono definiti populisti 5 Stelle. Diciamo che lui ci sta governando per forza, perché sì, si è autoinvitato, ma comunque lui è lì per forza. Ha voluto lui questo governo, ricordiamoci. Quindi, per sconfiggere il populismo ci vuole la politica, ma lui ci sta governando con il populismo. Questa lettera è fatta per visibilità, per far vedere quello che lui ha fatto, in modo che questa lettera poi è stata pubblicata sul Corriere della Sera, quindi fa vedere quello che lui ha fatto e vuole comunque aumentare i suoi consensi, che il partito oscilla sempre intorno a quel 4%, 3,9, 4,2, adesso è data 4,3. Non riesce a partire, nel senso che comunque un 4,3% per tanti altri partiti è un numero magico, un numero eccezionale, ma per lui, per Renzi, non è un numero magico, perché lui deve arrivare a un numero formato da due cifre, dal 10% in su, per poi puntare alla presidenza del Consiglio combattendo contro Matteo Renzi, due leader di due schieramenti diversi, differenti. Questo è il suo intento. La rimodulazione del debito, interessante anche quello che ha detto. Spendere meno in beni e servizi, interessante, però attenzione, qui siamo sempre nei sogni come i sogni di Giuseppe Conte. Voglio fare questo, 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 questo. Sì, ma chiunque, come dice lui all'inizio della lettera, chiunque ha questi sogni di abbassare le tasse, di fare questo, eliminare l'evasione fiscale, sono quasi, quasi utopie. Non ci sono paesi al mondo che non hanno debito, o quasi.
Quindi non ci sono paesi al mondo che non hanno evasione fiscale. Quindi queste sono utopie, sono sogni, li si può combattere, queste pratiche non belle dell'evasione fiscale, del debito pubblico, le si può combattere, si può cercare di diminuirle, ma non si possono eliminare, sono endemiche, fanno parte del DNA del pianeta Terra. Quindi va bene anche i sogni di Renzi. Ovviamente lui deve cercare di dare delle soluzioni concrete, perché voi sapete che il PD, paroloni, frasi, no? Grandi frasi, belle frasi, poi dentro che cosa c'è? Niente. Almeno Renzi sta parlando comunque di qualcosa di concreto. Per quello che dico, meglio Renzi di Zingaretti, meglio Italia Viva del PD, senza se e senza ma. Anche perché come interlocutore politico avversario di Salvini io vedo meglio Renzi che Zingaretti. Almeno tra due persone attive, Renzi e Salvini, faranno a gara su chi trova una soluzione migliore dell'altro. Perché in questo momento, se ci fosse un confronto tra Salvini e Zingaretti, Salvini avrebbe mille proposte, Zingaretti direbbe frasi vuote, la pace nel mondo, umanità. Quindi meglio comunque un Matteo Renzi che stimola anche dall'altra parte una competizione sui programmi, che una parte c'ha i programmi e l'altra non ha nulla. Quindi ben vengano queste proposte di Matteo Renzi. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo editoriale, al prossimo video. Arrivederci, grazie.